Allora ragazzi, ho deciso, lascio l'Italia e me ne vado via. Mollo tutto, vado via. Non è che mollo tutto, la solita frase mollo tutto. Ho preso su le mie cose, c'ho qui la macchina, il telefono sul tetto della macchina, ho preso tutte le mie cose e vado via. Uno mi dice: Lambre, ma non avevi deciso di andare a vivere in Piemonte, sul lago di Viverone con la B, anche se si scrive V, con la Viverone. Bellissimo posto, mi piace, potrebbe darsi che in futuro vada veramente a vivere in maniera definitiva, ma ho cambiato idea perché faceva troppo caldo. L'altro giorno sono arrivato lì, caldo, troppo caldo ragazzi, io sto caldo, io devo andare sopra le Alpi, devo prendere e andare sopra il Gottardo. Allora, ho già la decisione dove andare, perché amo una zona, amo quel posto, quindi voglio andare a vivere lì, voglio andare in Francia ragazzi, ve lo dico. La Francia è la scelta primaria che ho in questo momento. Uno mi potrà dire: Lambre, però non si capisce più niente, prima dovevi andare in Marocco. No, allora, in Marocco non ho mai detto che vado a vivere in Marocco. In Marocco ho detto che una volta che avrò la pensione, il Marocco mi piace. Ok, l'ho preso in considerazione. Però io non voglio vivere solo in un posto, voglio essere itinerante. Magari sto 3 mesi in un posto, 4 mesi in altro. Però quando sarò in pensione, il Marocco lo metto come meta, così come metto la Spagna. Anche la Spagna mi piace, però anche in Spagna fa troppo caldo. Cioè, allora perché devo andare via dal Piemonte per andare in Spagna? Se io non sopporto il caldo, devo andare più a nord. Quindi per cui devo passare le Alpi, devo andare più a nord. È vero che comunque a nord magari non fa, anche lì ci sono periodi che fa più caldo. Però questa qua è la mia scelta. Saluto Loris, ma ho appena iniziato il video, mi sono dimenticato. Un abbraccio a Loris, grazie a Loris. Grazie. Poi sicuramente la mia scelta sarà di stare magari in Francia subito dopo magari la Svizzera, in modo tale perché comunque posso anche rientrare abbastanza velocemente, 3 ore e mezza, 4 torno, perché comunque dopo la dipartita di mia mamma mi è rimasta mia zia sola, che comunque c'è una signora che si prende cura, però la zietta bisogna ogni tanto andare a trovarla, assisterla, aiutarla soprattutto. Mia zia adesso c'è una donna di servizio, presa regolarmente, con la sua pensione se la paga, però ogni tanto poverina è rimasta senza figli, gli ho lasciato il mio appartamento, me ne sono andato via, quindi per cui ogni tanto dovrò tornare. Cioè, cosa mi lega oggi all'Italia? Cosa mi lega? Sì, vabbè, la zia, i nipoti, i fratelli, però voglio cambiare aria, voglio cambiare aria, voglio cambiare aria. Uno mi dirà: Lambre, ma come vivrai? Vivrò giorno per giorno, vivrò come John Rambo. Uno dice: Lambre, però in questo momento ti vediamo sulla tua scelta un po' confusa, non capiamo più niente, prima sei di qua, prima sei di là, prima dicevi che vivevi nel bosco. Ma io vivo nel bosco, io vivo nel bosco, io sono 10 anni che vivo nel bosco, so che la gente non sa dove vivo nel bosco, cioè non è che uno, io vivo nel bosco, chi mi ha detto che io vivo nel bosco in Italia? Io ho detto che vivo nel bosco, voi sapete dove vivo nel bosco? Magari io potrei avere 2 loculi nel bosco da diverse parti, oppure potrei vivere nel bosco con una tenda, che ne sapete? Che ne sapete voi? Cioè, io vivo nel bosco, uno mi dice: Lambre, vivo nel bosco. Sì, in Francia voglio andare a vivere nel bosco, è per quello che cerco la parte subito dopo lì, è la zona dove c'è Molus, quelle zone lì subito dopo la Svizzera, quindi 3 ore e mezza sono lì, e lì quella zona mi piace, la zona lì dell'Alsazia, Alsazia, dove fanno anche un buon vino alsaziano, che se non bevo vino, però fanno un buon vino, si mangia bene, mi porto il mio mangiare, mi porto su un po' di chili di farina, quando vado avanti e indietro mi prendo un po' di chili di farina, mi prendo un frigorino, mi ci vuole nell'oculo, nel bosco, in Alsazia, in Francia. Mi prendo 3-4 bei salami, i miei pezzi di formaggio nostrano dalla Valsassina, mi porto su un bel po' di,
di pacchi di farina per la polenta, io sono a posto, ragazzi. Io col cibo sono a posto, eh. Col cibo sono a posto. Polenta, un toc de fromage, un bel toc de salame, sono a posto. Allenamento, porto su dei pesi, mi alleno lì coi pesi. E come vivo? Vivrò nella foresta giorno per giorno, come John Rambo, faccio John Lambro. Questa qui è la vita che faccio. E quando sono lì. Poi farò un po' di smart working, faccio i progetti lì, disegno da lì. Tanto col computer posso stare dovunque, dove voglio. E poi quando li ho fatti li porto. Faccio 15-20 giorni di progetti, quando ho finito i disegni particolari li riporto. E vivo così, isolato, se riesco, perché mi piace vivere isolato come sono adesso nel bosco, come sono sempre stato. Adesso sono mezz'ora e devo camminare. Quindi mi va bene anche se trovo un loculo isolato. L'importante è che ci sia un po' di elettricità, un filo di riscaldamento come una stufa, qualcosa, e basta. E poi che ci sia un posto per, che ne so, per farmi una bella padellata di polenta. Poi se trovo qualche fungo porcino, magari lì in Alsazia ci sono i funghi, mi faccio un bel piatto di polenta e funghi porcini e sono a posto. Questa qui è la decisione. Mi dispiace perché Piemonte l'ho visto veramente un bel posto, mi piace, la reputo la regione più bella d'Italia. Magari ci tornerò, cambierò idea, non lo so, penso di no. Però sicuramente l'estate, quella zona lì è molto calda, molto calda. È vero che c'è il lago, ma minchia, l'altro giorno lì più di 30 gradi boccheggiavo. Io ho bisogno di un po' più di fresco. Il mio clima ideale sono 20 gradi. Dai 18 ai 20. Io dovrei trovare un posto dove fa sempre 18-20. Poi mi dice, vabbè, ma l'Ambre, ma lì d'inverno fa freddo. Meglio il freddo che il caldo. Amo di più il freddo che il caldo. Il caldo non lo sopporto, mamma mia, mi vengono gli sbarioni, eccetera, eccetera. Il caldo mi metto lì con la mia bella stufa, come nell'oculo nel bosco, e mi metto lì con la legna, mi faccio il mio bel polentino, riscaldo l'ambiente. Poi se l'ambiente è piccolo è meglio ancora, ragazzi, perché comunque lo riscaldi più velocemente. Quindi è così, ragazzi, io... Mi dite, l'Ambre, ti vediamo. Vabbè, ho capito, ma è stato un periodo un po' così della mia vita, in cui le scelte non sono facili da fare. Sono molto ondivago. Sono molto... Poi magari vado lì, non mi trovo e cambio ancora. Per adesso l'obiettivo è andare in Francia, ragazzi. L'obiettivo è trasferirmi a vivere in Francia. Questo qui è il mio obiettivo.